Gara 2, Lotus Cup Italia, si lavora febbrilmente proprio per gli ultimi ritocchi, per così dire, le ultime indicazioni che vengono messe in pratica in questo appuntamento, dopo che gara 1 ha comunque fornito un podio con Grimaldi, Giubergia e De Virgilio che appunto si è avvicinato. Adesso c'è un pacchetto, quattro piloti che si stanno giocando questo campionato, con gara 2 di Misano e poi ovviamente la 6 ore che ospiterà le ultime due gare del campionato, con Nespoli sempre davanti, 168 punti, ma sono in tre che inseguono con appunto De Virgilio, Giubergia e Grimaldi a un punto da Giubergia. Insomma, campionato ancora molto interessante, molto aperto, combattuto sicuramente, e noi invece parliamo con Vituzzieri che è in pole position in questo appuntamento, il secondo proprio per effetto dell'inversione di posizioni per quanto riguarda gara 2. Vito, dunque, si parte in Nepal, dietro sono tutti avvelenati, ma tu ovviamente dovrai gestire questo pronti via, chiaramente è una gara comunque complicata, con una pista che però si sta un po' asciugando. Bene, ciao Enzo, sì, adesso vediamo, la pista si sta asciugando, sono riuscito a fare due giri, perché sono entrato subito in pit lane, e niente, adesso vediamo, ho visto che i cordoli sono molto viscidi, e mi sa che è meglio usare la traiettoria da bagnato. Una curiosità, stanno lavorando febbrilmente sulla tua vettura, ce lo può dire che cosa stanno facendo? No, niente, avevamo sganciato la barra in previsione di una pista molto bagnata, adesso l'abbiamo riagganciata, così la vettura è un po' più rigida. Bene, grazie mille di questa informazione, vedete come si può intervenire velocissimamente su una vettura per magari dare ovviamente aiutiamo ovviamente la partenza, per dare ovviamente qualche chance in più al proprio pilota. Meccanici molto bravi, professionali, tre minuti nemmeno sono intervenuti e ora la vettura, almeno così sembra, è a posto per gara 2. Bella gara dunque, gara che abbiamo detto, seconda gara che è invertita per quanto riguarda le prime posizioni, è un campionato apertissimo. Direi a questo punto andiamoci a correre la gara, 25 minuti, linea alla regia. Buongiorno, buongiorno, insomma, è un po' il tempo è rimasto così per tutti i tre giorni da Stefano Reali in compagnia di Stefano Daste. Ciao a tutti, ciao a tutti. Allora, siamo con la gara 2 Lotus Cup Italia, giunta al suo penultimo appuntamento stagionale, una stagione veramente ricchi premi e cotillon, perché è stata veramente tirata e ancora tirata, una gara 1 fantastica. La classifica è sempre corta perché Franco Nespoli 168 punti, Peppe De Virgilio con 16 punti che ha preso in gara 2 è a 149, ma la vittoria in gara 1 è andata a Giacomo Giubergia che si è portato a 141. Abbiamo visto uno scatenato Daniel Grimaldi che ha vinto la gara in una maniera incredibile, grandi sorpassi, il sorpasso soprattutto di De Virgilio su Nespoli. Nespoli ha sempre chiuso, alla fine abbiamo detto ieri, ho detto su dalla macchina di Nespoli, perché c'è stata una pressione incredibile. Spettacolo oggi? Oggi spettacolare, sì sì, oggi direi che ieri è stata una gara super avvincente ed è stato davvero bellissimo, sia la battaglia tra Giubergia e Grimaldi che se le sono date di santa ragione, ma con una sportività incredibile. E adesso le vediamo appunto che stanno partendo, mamma Grisi che traverso, che ha fatto in partenza per il giro di allineamento, e è stata una gara super avvincente, bellissima la battaglia appunto tra Giubergia, che aveva fatto una super pole stupenda, e Grimaldi che poi è andato in testa, ha fatto un super traversone, ha rischiato proprio il testa coda al carro, poi è riuscito a riprenderla, Giubergia l'ha ripassato e poi Grimaldi l'ha ripassato ancora. È stato comunque bravissimo l'alfiere del team Pellin a gestire la gara e i punti, e infatti lo troviamo appunto, come hai detto tu prima, in terza posizione assoluta con un incalzante Daniel Grimaldi che è in quarta posizione, e che comunque nonostante l'infortunio che non gli ha permesso di partecipare alla gara di Magione, è comunque lì di nuovo in lotta, super agguerrito e cattivissimo. Adesso lo vedremo sul bagnato partire dalla quarta fila. Sì, eccola qui, infatti lo vediamo, 1, 2, 3, 4, parte dietro a De Virgilio e soprattutto sì. De Virgilio e Nespoli si trovano in terza fila, uno appaiato all'altro, infatti. E devono andare davanti. Senti, condizioni del tracciato. Bravo, volevo proprio parlare di quello, condizioni del tracciato veramente, veramente critiche, perché comunque fa un freddo
non indifferente. È vero che siamo anche a novembre ormai inoltrato, praticamente dicembre, e ci sono 8 gradi, è nuvolo, la pista è completamente bagnata, completamente umida, diciamo, c'è qualche chiazza, la vediamo adesso nell'inquadratura, ma comunque non dà proprio cenno di poter asciugare nonostante ci sia del buon vento, e quindi con la temperatura così bassa, un'umidità così elevata, vedo dura che si possa asciugare. Sono partiti tutti con pneumatici Rain, e nessuno ha avuto nessuno ha usato, sì, la slick qui era veramente un super azzardo. Poi secondo me Remory del, li vedo, cosa sta facendo Ferraresi, dovrebbe essere, no, è Grisi, questo è Grisi, però ho visto Vito molto molto avanti. Sì, si sono un po' scompattati, sì, un po' tanto, diciamo. Vito aveva voglia di partire subito. Sì, infatti, non so come mai sia così attardato il gruppone. Sì, vediamo se magari la regia pesca le ultime curve, se c'è stato qualcosa, perché vediamo solamente Uzieri e Grisi, si sono persi il gruppo. Cosa hanno combinato? C'è una vettura girata? No, possibile? La safety car è dietro in fondo al gruppo? No, quella lì è una macchina di servizio, mi sembra. Sì, che si è girata, era la vettura davanti, credo. Stanno arrivando, e Galbusera in seconda fila, che forse ha tenuto dietro tutto il gruppo. No, credo quella mi è sembrata la leading car. Boh. Vabbè. Già, beh, comunque dai, siamo alla grandissima partenza. Attenzione con Vito Uzieri, che deve il mucchio selvaggio dietro, quindi oggi quella che suda è la macchina, di Vito, e li vediamo nei i classici colori della casa di Etel. Attenzione, attenzione per questi 25 minuti secchi di partenza, ed eccolo i semafori che si sono accesi, tra poco si spengeranno. Eccolo, partito bene Vito, mamma che partenza di Tuzieri, super partenzone, Galbusera, male Galbusera, malissimo Galbusera, è partito, sì, malissimo. Bene il Radix, lo vediamo, Radix all'esterno su Grisi, non si toccano, va all'esterno, grandissimo Fabio Radice, prima infilarsi anche Nespoli, sì. eccoli, mamma mia che partenza, Radice l'ho visto subito in super palla. Grimaldi arriva. Grimaldi all'esterno, grande anche Di Virgilio, grande anche Franco Nespoli, che lo vediamo subito in quarta posizione. Grande Fabio Radice che va in testa. Super sorpasso di Fabio Radice alle curve del Rio, bellissima questa partenza. Grande Radix, sembra già in grado di poter allungare qualcosina, lo vediamo che sta andando giù verso la quercia, già allungato, io direi quasi, sì, 7 decimi ha preso su Vituzieri, che adesso è attaccato da De Virgilio. Tira la staccata, passa De Virgilio, non riesce a passare Nespoli. No. Beh, c'è da considerare anche un po' leggermente la gomma fredda, quindi attenzione perché sta venendo su a cannone anche Daniel Grimaldi, è venuto a trovarci, lo salutiamo. A proposito, Maurizio, il fotografo Rigato deve stare in pista, Rigato. Comunque andiamo avanti, grande partenza e un grande fan. Attenzione, una grande partenza. Ecco. Ceratore in ultima posizione, peso. Ah, ok, safety car si è girata. Secondo me sì, sì, però non lo so. Comunque andiamo avanti. Okay. Grande Radice, tra l'altro agli spettatori qui, il Radix è andato veramente forte. Ieri ha avuto un po' di sfortuna sul salto di un cordolo, ma attenzione, eccolo. Il Radix in De Virgilio che tira la staccata all'interno sul Radix. Rischio. Grimaldi, mamma mia. Testa quella di Nespoli. Riparte subito e andrà adesso, animerà una super stupenda rimonta come solo Franco Nespoli è in grado di fare. Franco Nespoli ovviamente dopato dal Toblerone. Attenzione. Intanto ho visto Galbusera che tirava la staccata a Giacomo Giubergia, se non sbaglio sono lì Giubergia. Grimaldi è salito terzo. Mamma mia, super Radix, ma anche super Peppe De Virgilio,
che ha fatto una grande partenza, deve andare a recuperare. In questo momento la classifica lo vede avvantaggiato, perché questo Nespoli è nono, è risalito nono, sta vincendo sì. Già 4 decimi di vantaggio su un fantastico Radix che ha fatto veramente una partenza alla Stefano D'Aste. Bellissima, bellissima veramente la partenza di Fabio Radice, bellissimo anche l'attacco di De Virgilio che abbiamo visto su Franco Nespoli, bellissimo l'attacco di De Virgilio su Radice, stanno animando come al solito, come ogni evento di quest'anno, una super battaglia stupenda. Intanto vediamo Daniel Grimaldi che sta arrivando al cannone, prova posizione, sì. Intanto il settimo lo vediamo, dovrebbe essere appunto Franco Nespoli che ha avuto la media, sì, sì, sì. Giubergia in questo momento leggermente sottotono, però sì, lo vediamo. Giubergia, diciamo che lui preferisce sicuramente l'asciutto. Sì, abbiamo visto anche testa coda praticamente di Galbusera, la curva numero 6, ed eccolo infatti che è sceso sì. In nona posizione, una partenza veramente a cannone, perché dobbiamo dirlo, sì. De Virgilio deve vincere, il Radix fantastico, sono andati via con Uzieri che è quarto, con lo vediamo intanto all'attacco appunto Nespoli di Alberto Grisi, sta cercando di mamma mia posizione. Grimaldi che incalza su Radice, la grande, mamma mia, passo al carro e Radice non molla, cerca di resistere all'esterno alla Misano 1, mamma mia, per luogo comune si dice che partono col coltello fra i denti, io direi che sono partiti con la sciabola fra sì la sciabola, anche secondo me anche su un M60 sì. Ci siamo, tanto abbiamo visto Grimaldi che continua, abbiamo visto un po' la Jack Sparrow, ma qui stanno veramente esagerando oggi nel mamma senso mia. Buono, vediamo i primi tre con Radice Ramiziano 2 riesce a uscire fortissimo, passa Daniel Grimaldi, lo vediamo grande, in ingresso alla curva 1. Questi sono anche i tuoi insegnamenti, stanno guidando veramente, sì. Ti ascoltavo prima mentre stavi facendo il briefing, facevi il briefing, spettacolari sì. Ragazzi, De Virgilio alla grande, 2:00:993 il record, passati 5 minuti e mamma basta. Mia che... Che tempo, 2:00:993 di Virgilio, ha fatto un super tempone sul bagnato, se consideriamo le condizioni, 8 gradi di temperatura, pista bagnata, girare in 2:00 è veramente un super tempo. Sì. Intanto vediamo i primi tre, si sono un leggero bloccaggio da parte del Radix, il Nespoli ieri come l'abbiamo soprannominato Saracinesca sta recuperando, è già in quarta posizione, attenzione intanto, per l'attacco di Giubergia su Uzieri. Grande Giube, testa coda di Giacomo Giubergia che rimette dritta la macchina e riparte subito, mamma che numero, sì, da circo, Ortoni, mamma mia, che numero, ha tirato una staccata, sembrava avesse 30 km all'ora in più in ingresso. Sì, è arrivato veramente a cannone senza nessun ritegno, Abbiamo qui il 50% del Radix che stiamo intanto guardando. Record nel primo settore per Fabio Radice, 31,4, gira 4 decimi. E Nespoli ha fatto il record nel secondo, 27,9. Nespoli 27,9 da un secondo a tutti nel secondo settore, una cosa pazzesca. Allora, i cordoli, perché vedo che comunque si stanno un po' appoggiando sui cordoli, sono comunque un po' scivolosini. I cordoli sono scivolosini, però comunque sono verniciati di una vernice che fa abbastanza grip, quindi diciamo eccolo il replay di Giacomo, guardalo, prestigiatore, mosso da prestigiatore, perché veramente fatto un super numero. In inglese The Magician, mago. Comunque il mago in questo il momento, mago attenzione, il mago Grimaldi che sta arrivando, il giovane ragazzo che lo scorso anno era in midget, quest'anno ha debuttato appunto in Lotus Cup Italia. Che sensibilità però. Grandissimo, bravo, sta increscendo e animando delle battaglie stupende, nonostante sia giovane, molto esuberante, comunque molto corretto e sportivo con tutti gli altri. Mamma mia! 1:59.573 Nespoli è infogliato. Adesso è la macchina di Nespoli che sta sudando. Sì, la macchina di Nespoli che sta sudando. Ieri è stata una battuta storica questa qui. Attenzione, li vediamo appunto i tre moschettieri con il Radix che sta cercando di contenere quello che è Grimaldi. Il Nespoli sta andando, lo vediamo, è abbastanza tranquillo, cioè nel senso che è Uzieri che sta tenendo dietro Abbati, Giubergia, Grisi, Zerbi, Galbusera,
Stefano Bagnariol, serratore, Francesca, che non ama tanto l'umidità. Non ama tanto la bagnato, però comunque anche lei sta girando il 2.09, quindi direi tempo ottimo. Intanto vediamo Vituzzieri alle prese con Massimo Abbati, che lo sta attaccando in ogni punto, sono rispettivamente quinto e sesto, occupano la quinta e sesta posizione. Zerbi comunque ha recuperato, consideriamo che Zerbi partiva in settima fila penultimo, sì. E lui è quello delle rimonte, perché anche ieri ha fatto una gran bella rimonta, e nel paddock prima, hai visto ieri che grande rimonta. Guarda, Grimaldi, Grimaldi al carro, si infila. Grande Radix però, Fabio Radice, grandissimo Radix, non ha chiuso, non sono arrivati al contatto. Adesso secondo me dovrebbero cercare di non fare il gioco di De Virgilio, che sta allungando leggermente, ha preso un secondo e nove. Però Radix è stato accorto, perché se ne è accorto, non ha chiuso, sì. E non hanno innescato nessun contatto. Hai detto bene, Radix è stato accorto perché se ne è accorto. Sì, ora voi perché non lo potete vedere, ma Stefano D'Aste non sta fermo un attimo, prima o poi capotta quella seggiola. Che staccata che ha tirato con loro in questo, sì, momento. Che staccata che ha tirato Grimaldi alla curva 1, sembrava non dovesse frenare. Alla grande c'è 8 decimi di distacco tra De Virgilio, lo rivediamo il replay. Guardalo. Bravissimo, sì, tutti, sì. E due veramente, sì, super Radix, corretti. Grimaldi, sì. Ora l'unica cosa che De Virgilio deve pensare, andare Franco Nespoli 58 e 4 e 90, 58 e 4, abbassa 5 secondi, punto 6 era 8. Attenzione Grimaldi. Ha provato l'attacco, ma De Virgilio non molla. Mamma mia, intanto Radix deve aver fatto un piccolo errore, perché lo vedo un po' più attardato. Dov'è? Lo vedo. Diciamo che è nella comfort zone, sì. Perché il Radix è a 1.8 da De Virgilio. Nespoli è passato sul Radix ed è terzo safety car in pista. Safety car. È Radix, non vedo. Vediamo Radix. Vediamo se la regia ci pesca qualche problema in pista, perché c'è la safety car. Attenzione, Radix. No! Peccato, no, stava facendo un super garone Fabio Radice, lo vediamo. Sappiamo che cosa è successo, fermo. Ma credo che sia andato sulle barriere, perché vedo qui c'è della terra che è della terra, sì, sembra sì, un sì. Testacoda o qualcosa del sì. Genere. Peccato. Questo weekend da dimenticare, due gare che lo potevano vedere veramente grande protagonista. Intanto noi aspettiamo le Mao News, perché comunque è sempre sguinzagliato il Mao, che sa tutto. Sembra De Virgilio, Grimaldi e Nespoli. Attenzione, sì, peccato, queste sono fiaccole. Peccato per il Radix, che veramente stava facendo una super prestazione. Lo vediamo adesso macchina, però, parcheggiare la macchina, ma sembra che la macchina possa andare. Io ripartirei, se la macchina va rientrerei box, perché ci proverei almeno, no? Non so che cosa sia successo. La macchina sembra andare. Sembra funzioni tutto, probabilmente un testacoda si è appoggiato. Vediamo Alberto Crisi che è passato qui davanti, Massimo Ambati, Stefano Zerbi, Vito Uzzieri, poi Galbusera. E comunque, nonostante, guarda, diciamo i risultati non ottimi, Radice comunque ha ancora dimostrato di essere super forte, perché era lì in gara 1, era lì in gara 2. È esploso il Radix. Sì, il Radix ha preso consapevolezza, secondo me, dei suoi mezzi. Una ora super stagione. La sfortuna, assolutamente. Sì, però sta facendo veramente una super stagione, perché anche adesso, come dicevamo prima, condizioni veramente avverse, ma lui era lì davanti che se la stava giocando, sì, alla grande. Assolutamente. Bravo ieri Fabio. Poi stavamo scherzando con Sergio Galbusera, mi ha detto sì. ma non era meglio se facevi così i biscotti? Dice però penso che parecchio di questo metallo che è in giro venga da me. Sì, abbiamo visto che e comunque allora c'è il Giube che è un po' attardato, io mi muoverei, perché non penso che la safety car stia in pista non credo che sia potrebbe rientrare, non sappiamo. A 25 secondi di ritardo, quindi potrebbe tranquillamente rientrare sul gruppo davanti, però stanno andando piano. Dovete muovervi là dietro, muovetevi, perché la safety car non vi aspetta. Prima,
mentre Vito era lì il resto si era perso per Misà, secondo me volevano andare al mare. Allora Stef, facciamo 27 addirittura perdono ancora, rientra, ma rientra, cosa stanno facendo? Giube devi andare, Giube devi andare, devi andare Giube, ha spento le luci al safety car, ma sono ancora più distanziati, potrebbero sì, andare a prenderli, vai capito. Giube vai. No, 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 non ce la fa il Giube. Ma come mai? Ah, probabilmente penserà che sia un full course yellow. Non lo so, starà andando a 60 all'ora. Ma no, no, anche a lui si può ricongiungere. I cartelli fuori sono safety car, quindi... Vediamo, non... adesso mi sembra più accelerato. Forse si sono svegliati. Sì, ma hanno la radio loro? In macchina? Hanno... alcuni ce l'hanno, alcuni no. In questo caso, ecco, però mi sembra che stiano tirando tanto adesso. Il prossimo anno radio obbligatoria, eh? Sì. Sì, no, sì, anche perché comunque si stanno perdendo 16 secondi, po'... però... la safety car ancora dentro o è uscita? È uscita in questo momento. È uscita, si sono ripartiti. Bandiera peccato verde, si riparte adesso di Daniel Grimaldi che è negli scarichi di Beppe e De Virgilio. Il Franco Respoli subito proprio ad approfittare. Chiude De Virgilio con Grimaldi a sandwich tra lui e il Franco Nespoli, prova ad avvicinarsi attaccato, prova a farsi vedere all'esterno, attenzione Grimaldi, rischio mamma mia De Virgilio, un incrocio di traiettoria, prova a raggiungere, non ne vuol sapere di far passare Grimaldi, però non dimentichiamoci che dietro c'è un Franco Nespoli che ha fatto segnare il giro più veloce della gara, 58.4, quando gli altri giravano più o meno in 59.5. eccolo Nespoli all'attacco, alla quercia di Daniel Grimaldi, vediamo se prova l'incrocio di traiettorie, attenzione De Virgilio in questo momento deve pestare sulle gas perché deve allungare, deve tirarsi fuori da questa tensione. Nespoli all'interno! Nespoli all'interno, segnale grande, tira la staccata! Vediamo. Resistere all'esterno, mamma Grimaldi mia. Grimaldi c'è, è arrivato leggermente più largo. Vediamo se Nespoli nel ridare il gas alla sua Lotus. È passato Franco Nespoli. Mamma mia, Franco Nespoli. Mamma, che numero. Sì, vabbè, Grimaldi non lo molla, si no, è attaccato immediatamente agli scarichi. Giubergia in quarta posizione a 15 secondi. Questi 15 secondi che non esistono in realtà. Aiuto. Perché doveva essere lì. Attenzione, lotta a 3. Lotta a 3, e tra l'altro sono quelli che si stanno giocando il campionato. Guarda, Grimaldi larghissimo al carro e comunque resta lì attaccato, traiettorie completamente diverse, però sono lì. Attenzione, Nespoli prova ad insidiare la prima posizione di De Virgilio, prova a farsi vedere la Misano, chiude De Virgilio, mamma mia, attenzione, ci stanno dando come dei fabbri, ma rettilineo del traguardo, attenzione a Grimaldi negli scarichi di Franco Nespoli, prova a farsi vedere Grimaldi, mamma mia. Occhio Nespoli, mamma mia, non cambia le posizioni, ma Grimaldi ha tirato una staccata. È scatenato, ragazzi. Però sono tutti attenti, non si sono assolutamente toccati, però puta caso 15-71, 55-3 under investigation per non aver rispettato la procedura della safety car perché erano lontani. Vediamo che cosa succederà. E tu pensi che guarda, il Giube sta girando in 58.5, se si fosse ricongiunto sarebbe stato lì davanti con loro. Guarda a giocarsi. Attenzione, l'attacco di Franco Nespoli a De Virgilio. Nespoli. Sembra che ne abbia di più. Attenzione, passato Nespoli alla quercia, ha fatto un gran sorpasso. L'abbiamo visto, ha tirato la staccatona, la macchina che si muoveva tutta. Attenzione! Mamma mia, che staccata che ha tirato Franco Nespoli! La famosa staccatona alla quercia, alla grande. Su De Virgilio, veramente un super sorpassone. Ritornerei sulle immagini della pista, queste sono belle. Sì, però andiamo a vedere la gara con Nespoli. Ci siamo un attimo... bellissime queste tribune, io prima ho detto che mi ricordano le tribune di Valencia. Infatti, andiamo sulla testa della gara con Nespoli. Eccolo. Lo vediamo che ha leggermente allungato, Grimaldi continua ad affiancarsi a De Virgilio che in questa fase di gara forse ha mollato leggermente, ma in frenata si rifà sotto al pilota svizzero.
un terzetto delle meraviglie. Ci stanno regalando del grande motorsport. 7,56, il record della pista rimane quello di Franco Nespoli, 1,58,490 alla media di 128,4 km/h. Ragazzi, qua Franco Nespoli ci sta regalando delle lezioni di sensibilità. Attenzione, e guida sul bagnato. Si fa vedere, si fa vedere Grimaldi! Grimaldi staccato la curva 1, passa di Virgilio. Vediamo nel cambio di direzione, sì, passato, seconda posizione. Seconda posizione, attenzione, non ci saranno ulteriori azioni per quanto riguarda la procedura della safety car, quindi gliel'hanno abbonata questa qui, assolutamente. Infatti. Nespoli, ci dispiace perché comunque Giubergia poteva essere sicuramente il quarto dei tre moschettieri. Attenzione, De Virgilio prova a rifarsi vedere da Daniele Grimaldi, deve andare davanti perché deve recuperare dei punti su Nespoli, che sta facendo una gara con la G maiuscola. Sta tirando come un forsennato, l'abbiamo visto uscire dalla curva, fuori dalle serie delle curve del Rio, tutto di traverso. Daniel Grimaldi sta cercando di non far scappare Franco Nespoli, ma Franco ha imposto un ritmo incredibile. 31-0. Partiva sesto tra l'altro Franco Nespoli, sì. Adesso sta veramente andando via, ancora record 1,57,123. Secondo settore, Franco Nespoli ha imposto un ritmo pazzesco. Settore rosso nel primo, settore rosso nel secondo, questo è mio, non lo so. Sì. 57,1 comunque ci sta veramente sì. andando forte. Sì, sta sì, andando sì. via, e pare che gli altri due non riescano a tenere il suo ritmo. Comunque, lo dicevo, Franco Nespoli ha veramente una grandissima esperienza, record nel primo settore, record nel secondo settore, adesso ci aspettiamo un record nel terzo settore. No, non fa record nel terzo settore per Grimaldi, che recupera 6 decimi su Franco Nespoli, quindi nella parte più veloce Grimaldi dimostra di essere fortissimo, e Franco sì, Nespoli però ha già preso. Secondo me dopo, quando andate a pesare la macchina di Nespoli, da quanta sudata è sottopeso, sì. Che veramente sì. sta tirando come un assassino. Ebbene, perché sì. grande 56,9,42, mamma Nespoli, mia 56,9,42, 130,1 km/h di media, mamma mia. Guarda, quando dici la media mi stupisco sempre, perché penso, dal tempo, il chilometraggio della pista, come fai a essere così veloce a fare il calcolo? Veramente sei un grande. Beh, considera che loro sull'asciutto 57, sì. siamo a 56,9. Mamma mia! No, infatti, stanno andando veramente fortissimo. Ecco, lo vediamo inquadrato, Franco Nespoli in testa alla gara e in testa anche al campionato. Grisi in questo momento in battaglia con Sergio Galbusera. Li vediamo nel cambio di direzione all'uscita delle curve del Rio. Che gara, ci stanno regalando un'altra perla. Tra l'altro ricordiamo che Daniele Grimaldi sarà tuo compagno alla Signore di Vallelunga, sì. Ebbene sì. Insieme anche a Maurizio Fortina e a Vituzieri. Intanto è Di Virgilio che nel primo settore fa segnare il record 38 e guadagna ben 7 decimi su Daniel Grimaldi. De Virgilio ha fatto rimane su il record nel primo settore 38, ci sta che ora, eccolo, si sta riportando sugli scarichi di Daniel Grimaldi. De Virgilio incollato a sì. Daniel Grimaldi deve recuperare sì. dei punti importanti, perché comunque Nespoli in questo momento guarda come ha allungato Grimaldi però nel veloce, mamma mia, gli ha dato 5-6, mamma mia come l'ha tirata forte. Sì, bravissimo. Grande Daniel, sta dimostrando anche un gran controllo di macchina, come i primi tre, come tutti e tre che sono davanti. Comunque grande gara anche per Giubergia, che purtroppo è rimasto attardato con questa safety car, e assolutamente vediamo che hanno fatto praticamente il vuoto, vanno a staccare alla prima curva e il quarto Giubergia entra nel rettilineo in questo momento. Beh, che dire, tra l'altro Grimaldi e De Virgilio hanno fatto il loro migliore adesso, 57,7, 57,6, ma il record sì. 56,9 per Franco Nespoli. Questo Franco dà il termometro di questa gara. Zerbi intanto sesto 58,3, sta andando forte. Stanno andando veramente sta andando molto forte. Più forte, sia del quarto che del quinto, quindi sia di Giubergia che e di guarda Massimo Abbati, anche grandissimo, in quinta posizione 58,8.
veramente un grande, bravissimo anche Galbusera, che ha la sua prima esperienza sicuramente su un asfalto così scivoloso come per Abbati, e bravo anche Alberto Grisi, Uzzieri, stanno veramente animando una battaglia stupenda. Sì. Bagnariol, Serratore, che deve aver fatto un testa coda nelle prime fasi. Sì, comunque ha fatto un 2-0-3, Stefano, poi abbiamo anche Francesca, che poi tra l'altro alla fine dovevano fare una gara solamente con una macchina e ne hanno fatte quattro con due macchine. Infatti, no, sono stati bellissimo avere gente come loro veramente e vederli partecipare a delle gare così entusiasmanti. E siamo intanto, a 2.24 tra l'altro. Eccolo Franco Nespoli che ormai ha 2 secondi e 9 di vantaggio su Grimaldi, che ha perso un pochino di principio. Grimaldi ha preso un po' di vantaggio, però l'abbiamo sempre visto uscire dalle tre del carro, dai curvoni veloci, in vantaggio rispetto a De Virgilio, che poi gli guadagna qualcosina nel misto più stretto. In questo momento, sai, se non sbaglio, mi sembra che nella gara di Vallelunga ci sarà punteggio doppio, non sbaglio? Nella gara di Vallelunga ci sarà punteggio doppio, quindi comunque rimane ancora tutto aperto, il campionato sarà completamente tutto in gioco, ci sono ben 160 punti in palio all'ultimo evento di Vallelunga, perché ci sono anche 10 punti di bonus per chi ha partecipato a tutte le gare del campionato, e quindi sono veramente, veramente tanti punti in gioco. Questa è una cosa che abbiamo copiato un po', dicevamo ieri, dal WTCC, che c'era all'ultimo evento il punteggio doppio. Sì, poi tra l'altro conosci benissimo. Abbastanza. Intanto, vediamo la macchina in servizio che sta cercando di affiancare Franco Nespoli. No, scherzo. Sì, Franco Nespoli in vantaggio 2 secondi e 5. E intanto è De Virgilio, Giuseppe De Virgilio fa segnare il giro più veloce della gara. 56, 555. Ci deve provare per recuperare un po'. Di punti, vediamo, comunque tutto aperto. Io penso che una stagione tirata come questa, Stefano, mamma mia, veramente tiratissima, con una bagarre, uno spettacolo indescrivibile. Poi comunque quest'anno uniti anche alla Speed Championship e tutti i club abbiamo fatto veramente degli eventi strepitosi. E adesso una li vediamo, bella intuizione, dai. Bellissima. Eccolo Giubergia che compare al tramonto. Questo è Franco Nespoli all'uscita del carro. Arriva all'ultima del carro. Intanto mi sembra che 18 secondi mancano. Ha guadagnato un pochino. Oh, mamma mia, che traverso di Grimaldi alla prima del carro. Mi sembra che abbia guadagnato qualcosina, ma mancano 9 secondi. Vediamo, 8, 7, probabilmente 6, l'ultimo giro. 5, vediamo. 4, 3, vediamo. No, dove... no. Bandiera a scacchi, forse? Bandiera a scacchi! Franco Nespoli! Mamma mia, che numero Franco Nespoli! Aiuto, che spavento! Oh, mamma mia! Franco Nespoli, bravi tutti e tre, non c'è niente da dire. Veramente super garone, quindi Franco Nespoli vince, secondo Grimaldi, terzo De Virgilio, quarto Giubergia, che purtroppo durante la safety car non si è ricongiunto al gruppo, ma va bene così, ha fatto una bellissima gara lo stesso. Abbati, grandissimo, quinta posizione, veramente un grande su un asfalto così scivoloso, delle condizioni secondo così avverse. Secondo me non si è ricongiunto perché non c'aveva il coso, non grandissimo. C'aveva l'autocertificazione. grandissimo anche Stefano Zerbi, che ha girato in 57.3, un grandissimo tempo. Bravo Sergio Galbusera, bravo anche Alberto Grisi, Vituzieri, che ha avuto un problemino e ricordiamo che ha perso un turno di prove libere, abbiamo dovuto sostituirgli un motore per precauzione. Serratore poi in decima posizione, il grandissimo Stefano Bagnariolo in undicesima posizione, la sorella Francesca dodicesima, Paolo Ferraresi tredicesimo e Radix purtroppo a 7 giri, che comunque ha dimostrato di essere veramente, veramente, veramente forte e di andare davvero, davvero fortissimo in qualsiasi condizione. Beh, assolutamente, assolutamente sì. Andiamo a vedere intanto il sorpasso appunto di Grimaldi su Radice. Questo è un replay. Questo guarda Grimaldi qua. Sì, mamma mia. Che mamma che prova,
però che bello, così sportivi. Rischio, attacca... rischio. Sciabola fra i denti, però super sportivi. Sì, sì, ma anche il moschetto, assolutamente. Allora, sì, andiamo a recuperare un po' quelle che sono le classifiche. La vittoria è andata a Franco Nespoli su Daniel Grimaldi con Giuseppe De Virgilio III. Per quanto riguarda l'Anco, che dovrebbe essere De Virgilio Abbati con Zerbi, dovrebbe essere. De Virgilio Abbati e Zerbi, sì. Quindi nel frattempo noi le stiamo scrivendo, perché poi dobbiamo andare al podio. Per quanto invece riguarda la over 50, direi che c'è... Vediamo, penso Grisi. Grisi. Grisi, ebbene sì, Grisi, Uzieri e Stefano Bagnariol. Quindi, allora, vediamo. Grisi, Alberto Grisi, Vito Uzieri e Stefano Bagnariol in terza posizione. Grande Stefano, sta facendo una gran bella stagione. Sì. Intanto vediamo che ci stiamo preparando per la gara per quanto riguarda la Coppa Italia Turismo. Sì. Andiamo a vedere invece la Gold Cup, che dovrebbe vedere Grimaldi. Grimaldi in prima posizione. Secondo... Massimo Abbati il terzo. Intanto vediamo è Stefano Bagnariol, no, o Galbusiera. Galbusiera terzo, Sergio vediamo il vincitore, braccia alzate, grande, sale sopra la macchina, sale sul tetto della macchina, si sdraia. Grandissimo Franco Nespoli, ricordiamo che nelle fasi iniziali della gara aveva fatto un test a coda, è finito indietro, è stato autore di una super rimonta incredibile, bravissimo Franco, veramente è stato grande. Vediamo se riuscirà super... vediamo se riuscirà magari con qualche intervista dai box, tanto guarda lì che si stanno complimentando tra di loro, bella questa cosa, tanta sportività anche con Grimaldi, che è andato veramente forte, ha trovato due messi di terra area, bello spettacolo. Ovviamente l'appuntamento è rimandato nel weekend della 6 ore, il giovane Grimaldi. Che dire? Bellissimo weekend, bellissima gara. Di nuovo ringrazio tutti. Bene, passiamo la linea ai box. Ci siamo un attimo, vediamo. Ci sarà Enzo Cerrone dai box, mentre noi stiamo per andare ovviamente alla cerimonia di quello che è il podio di questa gara 2 con Franco Nespoli, che ha fatto veramente una grande gara, ha cercato, l'ha trovato, ha recuperato, ne ha fatte di tutte e di più, ma alla fine è andato veramente forte. Grande Franco, dalla Svizzera col furgone, diciamo. Sì, anche con anche col camion della Svizzera. Grandissimo. Bene, andiamo da Enzo Cerrone. Enzo, a te la linea. Grande appuntamento davvero, confermato in pista, una battaglia pazzesca. E andiamo subito con ovviamente i protagonisti di questo appuntamento. Franco, possiamo dire volli, fortemente volli, una cosa incredibile, hai cercato questa vittoria davvero in tutti i modi. Assolutamente, questa vittoria la sentivo, stavo bene da subito dalle prime curve, dopo c'è stato un piccolo errore da parte mia e questo mi ha messo ancora un pochettino più di grinta, vedevo che comunque il passo era migliore, stavo per andarli a prenderli, chiaro la safety car mi ha, diciamo, velocizzato un po' il processo di riavvicinamento, però la volevo mia e la conferma è che l'ho portata a casa. L'hai portata a casa davvero con grande determinazione, con avversari veri, dunque una vittoria sicuramente ancora più qualitativa, visto che non hai fatto una passeggiata ma te la sei conquistata. Il livello della Lotus Cup è sempre alto, i ragazzi vanno forte, specialmente quelli giovani, e questo fa sì che è ancora il doppio merito di portarla a casa. I ragazzi della squadra sono stati fortissimi e questo gli fa onore e io sono contento, veramente, sono contento di essere qua e di divertirmi insieme a loro. Grazie Franco, parlava Franco di giovani, Daniel vieni.
Franco parlava di giovani molto bravi, molto agguerriti, e tu ne hai dato dimostrazione. Una gara impeccabile, grintosissima, una nuova generazione contro un'altra, però lo spettacolo in pista sembrava davvero fatto da due piloti con le stesse intenzioni e la stessa età. Certo, sicuramente è stata una gara bellissima, divertentissima, anche sotto l'ambito della sportività. Da Franco ho ancora tantissimo da imparare, perché è un veterano di questa categoria. Sono anni che corro con queste macchine e può solo che insegnarmi ad andare forte come lui. Mi sono divertito tantissimo, voglio ringraziare gli sponsor, il team, la mia famiglia, tutti quanti per questa gara, e ci vediamo a Vallelunga. Grazie Daniel, andiamo velocemente da Giuseppe, ancora Giuseppe, in diretta anche con te, avete creato un trio incredibile, uno spettacolo in pista bellissimo, età diverse ma grinta identica. Sì, la grinta assolutamente sì, qua si combatte con il coltello fra i denti, come si usa dire, niente. Ce l'abbiamo messa tutta, bravi Nespoli e Grimaldi, sono stati veramente bravi e corretti anche nel superarmi. Peccato per la safety car, perché avevo un buon passo, avevo creato già un buon margine di gap tra loro, poi la safety car ci ha ovviamente riavvicinati, e niente, è andata a finire benissimo, sono in terza posizione, secondo Grimaldi, Grimo adesso si gioca a Vallelunga per l'assoluto, insomma. Grazie Giuseppe, ovviamente campionato aperto, spettacolare.